Ciao a tutti, andiamo a risolvere qualche esercizio, due esercizi per ogni tipologia riguardanti gli integrali per sostituzione. Sto seguendo, per intenderci, chiedo scusa per la mia voce che praticamente non c'è, sto seguendo gli suggerimenti che vi ho dato nel video precedente, dove vi ho diviso i metodi di sostituzioni per tipi, per tipologie. Sto facendo, in questo video facciamo la tipologia relativa alla lettera A, quindi parliamo di integrali di funzioni irrazionali, ma con all'interno anche dei valori razionali, dei polinomi eventualmente, del tipo A, dove vi ricordo, la tipologia ci dice che se la funzione integranda si presenta nel tipo f di x, punto e virgola, radice di indice p, poi abbiamo alfa x più beta fratto gamma x più delta, e tutto questo è elevato a un certo esponente che ho indicato con m. Poi ancora, radice di indice q, sempre attenzione di alfa x più beta, fratto gamma x più delta, tutto elevato alla n, eccetera. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ci potrebbe essere uno o più termini in x. Vedete che qui, per esempio, abbiamo x. Dopodiché è fondamentale fissarci sulle radici. Guardate, gli indici sono gli stessi radicandi, che è il massimo di quello che ci può capitare. Abbiamo numeratore e denominatore di primo grado, attenzione, tutto quanto elevato eventualmente a un esponente m, ma alfa x più beta fratto gamma x più beta, che è una funzione razionale fratta, rimane così, è uguale. Nel nostro caso, allora, x è x meno radice quadrata, quindi qui abbiamo un indice p pari a 2, di alfa è 1, beta è 1. Perché alfa non è 1? Perché 1 per x più 1 fratto, non c'è il denominatore, perché questo è il massimo di quello che ci può capitare. Quindi gamma è 0 e delta è 1. Giusto? M è 0. O meglio, chiedo scusa, M è 1. Se fosse stato 0 non ci avremmo avuto evidentemente il rapporto fra polinomi. M è 1, P è 2. Nell'altro caso, alfa, beta, gamma e delta sono sempre alfa uguale beta uguale delta uguale 1, gamma uguale 0. Attenzione, cambia in questo caso Q, dove Q vale in questo caso 3 ed n vale sempre 1. Siamo d'accordo? Bene, fatto questo, ci dice la sostituzione consigliata, quindi non è un obbligo, ve la consiglio io questa. Quella che io vi consiglio è porre il alfa x più beta fratto gamma x più delta pari a, quindi, in questo caso, x più 1 pari a t elevato a che cosa? H, dove H è il minimo comune multiplo di p, q, eventualmente, qui ci sono solamente p e q, minimo comune multiplo fra e 3, che sono rispettivamente p e q, ovvero 6. E pertanto l'esponente di t è 6. Avete visto? Ora, è evidente che se x più 1 uguale a t alla sesta, vuol dire che la radice, allora, significherà che la sostituzione fondamentale, in realtà, io non ve l'ho scritto questo, ma mi sembra evidente, è radice sesta di x più 1 uguale t. Quindi, pertanto, quando si tratterà di risolvere integrali definiti, e quindi bisognerà sostituire eventualmente gli estremi di integrazione, si
si va a metterli qui, non qui, perché questa è la struzione fondamentale, da cui questa deriva evidentemente questa, da questa poi, attenzione, ci dobbiamo trovare x uguale sia la sesta meno 1, portando l'1 da sinistra a destra, il dx che come vedete è 6 t alla quinta dt, perché il dx è la derivata di t alla sesta meno 1, che è 6 t quinta dt, non solo, ma domanda, x l'abbiamo trovato, la radice sesta di x più 1 non ci serve, ci serve la radice quadrata di x più 1 e la radice cubica, ma se x più 1 è t alla sesta, chi sarà radice di x più 1 e radice cubica di x più 1? Beh, basta mettere la radice quadrata, se vogliamo la radice quadrata di x più 1, basta mettere la radice quadrata a ambo i membri, radice di t alla sesta è evidentemente t al cubo, quindi radice di x più 1 e t al cubo, radice cubica di x più 1 viene una radice cubica di t alla sesta che è t quadro, passa pure l'aereo, siamo a posto, però. Tanto devo parlare poco, quello che parlo si capisce, poi l'importante è che capiate bene il mezzo. Fatto questo, possiamo sostituire. L'integrale diventa x t alla sesta meno 1 meno t al cubo, che è radice di x più 1, fratto t quadro. Ricordo che quello che c'è scritto è la sostituzione per ridurla, cioè per ridurre, voi dovete ridurre, il vostro scopo è ridurre l'integrale ad un integrale di funzioni razionali fratte, che è un integrale che sapete sempre risolvere. Siamo capiti? Quindi integrali di funzioni razionali fratte. Perché se non vi viene, se voi fate la sostituzione, ma la sostituzione vi porta a un integrale ancora più difficile o quantomeno dello stesso livello di questo, e che cacchio avete fatto a fare la soluzione, non vi serve a niente. Voi dovete arrivare sempre, per capire se avete fatto le cose bene nella soluzione, a un integrale di polinomi fratti. Bene, a questo punto manca il dx, che è 6 t quinto dt. Bene, possiamo cancellare, poi naturalmente voi avete tutti quanti i dati, io li cancello perché non ho spazio, non ho lavagne immense come qualcun altro ce le ha. E quindi allora facciamo anche semplificazione, porto fuori il 6 dal seno integrale, poi t quadro se ne va, questo diventa t cubo, t al cubo che moltiplica, scriviamolo in ordine decrescente, t sesto meno t cubo meno 1 dt, eccolo qua. Moltiplichiamo t cubo per t sesto per meno t cubo meno 1 e andiamo a ottenere semplicemente un integrale immediatissimo, perché vedete, otteniamo t alla nona meno t alla sesta meno t al cubo, tutto quanto dt. Dividiamo, se volete il 6 ce lo portiamo davanti, ce lo mettiamo, portiamocelo, tanto è uguale. Quindi avremo che t alla nona e t alla decima di decimi meno 6 settimi di t alla settima, perché l'integrale di t alla sesta, lo ricordo, sono tutti t alla n più 1, fratto n più 1, quindi t alla settima su 7, per 6 col meno, meno 6 settimi t alla settima, e poi meno 6 quarti di t alla quarta. Oh, non scrivo c, la costante c, perché la faccio alla fine, quando devo andare a riportare la variabile t in quella, naturalmente, nella variabile originale che è la x. Allora, scrivo in alto l'integrale come mi è venuto finale, in t, naturalmente semplificando il 6 col 10 e il 6 col 4. Quindi abbiamo un 3 quinti di t elevato 10. Poi abbiamo un meno 6 settimi di t elevato 7. E dopodiché abbiamo un
meno 3 mezzi di t elevato 4. A questo punto, tornando da t, ricordo che t è la radice, t è la radice sesta di x più 1. Pertanto, dice, ma come faccio adesso? Molto facile. 3 quinti. T è radice sesta di x più 1, quindi radice sesta di x più 1 evidentemente alla 10. Ricordo che vale la regola della potenza di un radicale, ovvero il 10, che è a cui elevato t, va all'esponente del mio radicando. Meno 6 settimi radice sesta di x più 1 alla settima, meno 3 mezzi radice sesta di x più 1 alla quarta. Naturalmente potrei lasciare così, va benissimo, ma posso eventualmente applicare delle semplificazioni applicando la proprietà invariantiva delle radici, dei radicali, quindi lasciando per esempio il 3 alla quinta fuori, avrò che, dividendo per 2 sia indice del radicale che esponente del radicando, qui ottengo un radice cubica di x più 1 elevato alla quinta, e poi al prossimo passaggio posso effettuare un trasporto fuori del fattore di un x più 1, perché posso scrivere x più 1 alla quinta come x più 1 al cubo per x più 1 al quadrato, meno 6 settimi, questo qui posso già effettuare un trasporto fuori, perché x più 1 alla settima la posso scrivere come x più 1 alla sesta per x più 1, quindi x più 1 alla sesta su elevata alla un sesto è un x più 1, che quindi va fuori per radice sesta evidentemente di x più 1, meno 3 mezzi, anche qui per la proprietà invariantiva riguardante i radicali posso dividere per 2 indice e esponente 4 del radicale, quindi scrivere ancora una volta radice cubica di x più 1 elevato al quadrato. Da cui questo rimane così, questo rimane così, questo lo porto fuori e tengo un 3 quinti. Ora x più 1 al cubo per x più 1 al quadrato, porto fuori un x più 1, mi rimane un'altra radice cubica di x più 1 al quadrato dentro, meno questo 3 mezzi radice cubica di x più 1 al quadrato, e poi ho un meno 6 settimi che moltiplica x più 1, che moltiplica una radice sesta di x più 1. Anche qui potrei lasciare così, ma vado a sommare questi due. Ripeto, ho messo più tempo a fare questo che a risolvere il mio integrale. Allora, ok, in questo caso raccolgo a fattor comune un radice cubica di x più 1 al quadrato, apro la quadra, vado a scrivere questo come 3 quinti per x, che è 3 quinti x, più 3 quinti meno 3 mezzi, e poi ho meno 6 settimi naturalmente, che moltiplica x più 1, che moltiplica la radice sesta di x più 1, uguale. Dopodiché faccio qui un minimo neutro che è 10, ottengo 3 quinti meno 3 mezzi, se fate i conti viene un 6 meno 15, quindi viene un meno 9 decimi, 3 quinti x meno 9 decimi, posso fare un minimo neutro e viene in sostanza un 6x meno 9 su 10. Settimi che moltiplica x più 1, che moltiplica la radice sesta di x più 1, tutto quanto sommato a una costante arbitraria, perché parliamo di un integrale indefinito. Il risultato, quindi la primitiva di questa integrale, è questo. Molto facile, avete visto, ma ci abbiamo messo più tempo per mettere a posto la fatica degli integrali indefiniti e avere la primitiva nella variabile dell'integrale, della funzione integrante, quindi rifare il passaggio inverso. Andiamo a fare un altro esempio. Dunque, vediamo il secondo esempio. Mi scuso ancora per la mia
voce bassa, spero che nei prossimi giorni di riacquistare questa voce, così per offrire un servizio ottimo al 100%, perché capisco che il mio tono di voce, alzate il volume nel caso, insomma, tanto non è che parlo arabo, quindi. Allora, stiamo facendo gli integrali di funzioni razionali, il tipo A, quello dove abbiamo radici di vario indice, ma con radicando uguale, e di primo grado poi, fratto, polinomi fratti volendo anche, ma comunque sempre di primo grado, sia numeratore che denominatore. Solitamente è evidente che non c'è tutto l'alfa x più beta fratto il gamma x più delta, come c'è il meno, però quello è importante, quella regola, perché a volte, come nel caso precedente, cioè la legge cubica, la legge quadrata, uno dice, ma che poco vuole t, la legge cubica o la legge quadrata, la dice stessa, come nel caso precedente. Vediamo questo invece, che è sempre interessante. Naturalmente questi esempi li faccio perché così capite a che tipo di integrali mi sto riferendo. La legge quadrata di, abbiamo una frazione, al numeratore abbiamo la radice cubica di 1 più radice quarta di x, dove 1 più radice quarta di x rappresenta il radicando della mia radice cubica, fratto tutto un radice quadrata di x, tutto in dx. Allora, attenzione qui, la soluzione è, non dico d'obbligo, ma è opportuna, perché a quanto il casinato sta arrivando, no? E allora, vedete, guardate questi due, adesso la radice cubica non ci porta, dobbiamo andare per gradi, abbiamo una radice quarta di x e una radice quarta di x, chi è il nostro p? Allora, p è 4, no? Allora, l'esponente tutto quanto dell'alfa x più beta su gamma x più delta è 1, m, ma poi qui abbiamo solo alfa, che è 1, beta è 0, poi naturalmente evidentemente anche delta è 1, ma naturalmente anche gamma come beta è 0. Stesso discorso qui, con la differenza che cambia q. Tutto uguale tranne Q, dove, che stavolta vale 2. Q e P sono rispettivamente gli indici P 4 di radice quadrata di X, Q di radice quadrata di X. È questo sul quale, è su questo che si va a giocare la soluzione. Chi è il minimo e il multiplo fra 2 e 4? 4. Quindi la soluzione consigliata sarà radice quarta di X uguale T. Naturalmente non basta questo, cioè x elevato x uguale t alla quarta, no? Ma la soluzione, quella diciamo fondamentale, è questa. Oh, se x è t alla quarta, qui x non c'è, ma ci serve per il dx. Se x è t alla quarta, dx chi sarà? Sarà 4, sarà la derivata di t alla quarta, ovvero 4 t cubo naturalmente dt. Dopodiché ci abbiamo un radice quadrata di x da mettere. Allora, si va lì, se x è uguale a t alla quarta, radice di x è uguale a radice di t alla quarta, quindi t quadro. Quindi radice di x sarà evidentemente t quadro. Ripeto, basta andare lì, mettere ambo i membri le radici quadrate, cioè l'esponente un mezzo, e abbiamo fatto. Vediamo come diventa il mio integrale. Diventa integrale di radice cubica di 1 più t, naturalmente, perché la radice quadrata di x è t, poi abbiamo fratto la radice di x che è t quadro, che moltiplica il dx, che è 4t al cubo dt. Allora, t quadro se ne va con un t quadro qui e rimane un t. Il 4 lo posso portare fuori dal segno di integrale e mi rimane un t radice cubica di 1 più t dt. Ma subito controllare se l'integrale è immediato. Immediato non lo è, perché vedete che la derivata di 1 più t è 1 e non t. Qui uno dice, che facciamo per parti? Beh, per parti non è l'ideale qua, anche se c'è questo prodotto fra una funzione razionale e una funzione irrazionale. Direi ancora di applicare il metodo A,
dove questa volta abbiamo il nostro x e abbiamo anche la radice di indice p, l'unica 3, del nostro alfa x fratto alfa x più beta fratto gamma x più delta, dove alfa vale 1, qui alfa t più beta fratto gamma t più delta, naturalmente alfa è 1, beta è 1, delta è 1 e gamma è 0, e naturalmente l'esponente m è 1 chiaramente. Quindi fatto questo, io cancello, poi naturalmente per tornare indietro voi ce l'avete, faccio un'altra sostituzione, u, uso la variabile u visto che con la poca voce 1 riesco a dire bene, pongo radice cubica di 1 più t uguale ad u, ma non basta, perché mi serve t e mi serve del t, quindi avrò che se la radice cubica di 1 più t è uguale a u, vuol dire naturalmente che mettendo a il cubo a ambo i membri, 1 più t sarà uguale a u al cubo, ovvero t è uguale, trasportando l'1 da sinistra a destra, u al cubo meno 1, e quindi del t è la derivata di u al cubo meno 1, quindi derivata di u al cubo meno derivata di 1 che è 0, derivata di u al cubo è 3u al quadrato du, eccolo là. Quindi sono arrivato a un integrale di funzioni razionali facile, immediato, anche qua, perché guardate, col 4 naturalmente da non dimenticare fuori, ho 4 integrale di t che è u al cubo meno 1 radice cubica di 1 più t che è u du che è 3 volte u al quadrato du, eccolo qua. Notiamo che non abbiamo più problemi di presenza di radici, perché le radici di polinomi nell'integrale è sempre qualcosa di fastidioso. Allora cancello anche qui. Dunque 4, allora per 3, allora, posso portare anche il 3 fuori dal segno integrale, 3 per 4 12, u quadro per u è un u al cubo che moltiplica un u al cubo meno 1 du, ovvero lasciando il 12 fuori avrò che 12 u cubo per u cubo è u alla sesta, 3 più 3, u al cubo per meno 1 è meno u al cubo. Spezzo in due l'integrale, insomma, sono due integrali di u alla n, che sarà u alla n più 1 fratto n più 1, u alla settima settimi meno u alla quarta quarti. Oh, su questi integrali evidentemente non faccio commenti. Quindi abbiamo che il nostro integrale della variabile u sarà 12 settimi di u alla settima meno 12 quarti di u alla quarta, quindi meno 3 u alla quarta. Ecco il nostro, la nostra primitiva in u. Dobbiamo tornare da u a t. Ricordo che io avevo posto u era pari a vi ricordo che la radice cubica di 1 più t l'avevo posta pari a u, quindi devo mettere là dentro al posto di u radice cubica di 1 più t, quindi avrò 12 settimi che rimane, sto passando da u alla variabile t, 12 settimi al posto di u avrò una radice cubica naturalmente di 1 più t, per la regola dell'esponente della potenza di un radicale, questo 7 va a portarsi all'esponente del mio radicando 1 più t, meno 3 volte radice cubica naturalmente di 1 più t, che per la regola della potenza del radicale diventa la quarta. Ora anche qui posso effettuare due trasporti fuori, visto che 1 più t alla settima lo posso scrivere come 1 più t alla sesta per 1 più t, 1 più t alla sesta è un, sulla radice cubica sarebbe 1 più t alla 6 terzi, quindi abbiamo un t più 1 al quadrato che moltiplica la radice cubica di 1 più t, e come meno 3 posso portare poi un t più 1, perché così 1 più t alla quarta lo posso scrivere come 1 più t al cubo di 1 più t, e quindi ho la radice cubica di 1 più t. Ora, volendo, potrei raccogliere una radice cubica di 1 più t
facciamolo, ma anche no. Apro una parentesi quadra e scrivo quindi un 12 settimi. Che vuol dire che è un po' importante, non vado a sviluppare, ovviamente poi se lo vuoi fare. Qualcuno volendo si prende un po', anzi, possiamo andare. Facciamo? Facciamo. Tanto che fretta abbiamo. Allora abbiamo 12 settimi, che vuol dire 1 al quadrato, 2 più 1, meno 2 più 3. Questo poi se vogliamo fare le cose fatte bene, quindi abbiamo che mi rimane il cubo di più, normale, facciamo un minimo come multiplo, no? Che è 7, quindi qua rimane 12. 4t più 12 meno 21t, 7 per 3 21 meno 21, e quindi in definitiva mi rimane una radice cubica di t più 1 che moltiplica un 12t elevato al quadrato, 24t meno 21t è un 3t, 12 meno 21. E volendo, raccogliendo questo comune di un 3, ottengo 3 volte, portandolo fuori, mettendolo anche davanti alla radice cubica di t più 1, otteniamo in definitiva un 4, quindi 3 fa 4, t al quadrato più t meno 3. Bene, torniamo infine da t a x, ce l'abbiamo fatta quasi, tenendo conto che avevamo posto t era pari alla radice quarta, se ricordate? E quindi il nostro integrale finale della variabile x sarà 3 volte la radice cubica di 1 più, scrivo nella il testo, la radice quarta di x più t, 1 più la radice quarta di x, e moltiplica. Ora, se t è radice quadro di x, mi ricordo che t quadro era radice di x. 4 radice di x più radice 4 di x meno tutto questo più una costante di 10. Eccolo il nostro integrale, la nostra primitiva, risultato. Prossimo video, ci salutiamo qua. Prossimo video, sperando che sarà sempre questa voce qui perché continuo adesso, quindi il prossimo video sarà riguardante integrali di distanze relazionali tipo B, quelli particolari, differenziali binomi. Ciao, al prossimo video.